Ebbene ragazzi, ben ritrovati a tutti voi, benvenuti a tutti voi da Manuel, questo è il bar del calcio, vi ricordo come di consueto che in descrizione trovate tutte le informazioni riguardanti questo canale. Cari amici, benvenuti a tutti voi, vi rubo 10 secondi solo per ricordarvi che è in vendita il mio ultimo libro, la mia ultima opera, è Fuggire per rinascere. Chi è interessato all'acquisto di questo libro è facilissimo, c'è una copertura nazionale di circa il 90%, lo trovate anche in librerie minori, ma il posto più veloce e più rapido per acquistarlo è Amazon, lo store della Mondadori, lo store della Feltrinelli. Oppure, in alternativa, per scoprire tutte le altre modalità di vendita, vi basta andare su Google, digitare Fuggire per rinascere di Manuel Manconi e vi tirerà fuori tutte le opzioni di acquisto per questo libro. Chiaramente, ragazzi, chi lo compra mi faccia sapere cosa ne pensa, perché per me le recensioni e i vostri giudizi sono sempre molto importanti. Un saluto a tutti, ciao! Prima di tutto è doveroso ringraziare tutti voi ragazzi miei, perché ieri abbiamo registrato numeri pazzeschi, pazzeschi. Devo essere sincero, non i migliori in assoluto nella storia del canale, ma numeri pazzeschi. Vi dico solo che negli ultimi 2 giorni sono entrati praticamente 60 nuovi iscritti. Stiamo a ritmi forsennati, questo vuol dire che apprezzate i nostri contenuti, apprezzate quello che nel nostro piccolo cerchiamo di offrirvi. Quindi grazie, grazie di cuore a tutti voi. Questo è il consueto video che soprattutto i tifosi della Lazio aspettano ogni giorno post partita della Lazio, Lazio che ha vinto ad Udine, e andiamo con le pagelle. Attenti, perché nel giudicare la partita della Lazio io faccio un invito per chi ha tempo: rivedetevi la partita, perché vederla una sola volta potrebbe trarvi in inganno, ok? Dico questo perché rivedendo la partita una seconda volta, magari a livello di considerazione e valutazione complessiva della squadra e dei singoli giocatori avete un'analisi più lucida e più vicina alla realtà. Faccio un esempio: durante la diretta Giacomino mi ha detto che Guendouzi stava giocando una delle sue peggiori partite con la Lazio, ma proprio per niente, tanto per dirvene una, ok? Ecco, quindi attenti a questa cosa qui. Allora, cominciamo. Provedel, ragazzi, Provedel non fa niente, è inattivo per tutta la partita, non deve fare grandi parate, normale amministrazione. Prende quel gol, di certo non per colpa sua, ho ancora qualche dubbio sulla deviazione di quel gol, per me è una mezza autorete di gira, però il gol è stato dato a Wallace, però nel complesso ragazzi non fa nulla, si prende un 6, giusto perché, vi dico la verità, in moltissime situazioni, soprattutto quando l'Udinese ha provato a buttarla in confusione, che era il suo unico punto di forza, in molte occasioni la Lazio trovava rifugio nel fare il retropassaggio a lui e avevi proprio la sensazione, il sollievo di darla a lui, perché sapeva gestirla. Aspettate che vedo la telecamera un po' sporca, vi chiedo scusa. Allora, Mario Gila, bella partita, non ha sbagliato niente, 6 e mezzo. Patrick, 6 e mezzo, partita in fotocopia di Mario Gila. Avevano entrambi, perché ricordate che la Lazio marca zona, quindi Gira lo marcava il difensore che si ritrovava nella sua zona, Lucca, perché Lucca era un problema. Sulle palle alte hanno affrontato entrambi un attaccante che gli dava 20 centimetri di altezza, ragazzi. Possiamo dire che a Lucca gli hanno lasciate le briciole, penso che lo si può dire tranquillamente. È una coppia che si è molto affiatata questa. E l'unico aspetto positivo della lunga assenza di Casale del Romagnolo è proprio questa, che la Lazio, pur non disputando grandi partite, ha trovato comunque una coppia abbastanza affiatata, e questo è importante. Marusic, pure dopo aver visto la partita, ho difficoltà nel giudicarlo. Vi dico la verità, quando ha giocato sull'out di destra, scusatemi, di destra, sì, non mi è piaciuto molto, gli do un 5, controlli sbagliati, perdeva sempre un tempo,
spesso è stato costretto ai retropassaggi a provvedere proprio in seguito a suoi stop fatti male. Non mi è molto piaciuto. Si prende un 6 quando cambia fascia e va a sinistra a giocare, lì è un po' più tranquillo. Ormai paradossalmente la sua fascia naturale è diventata la fascia sinistra. Chiude abbastanza bene 2-3 diagonali, 6 da una parte, 5 dall'altra, 5 e mezzo è la pagella che do a Marusic. Pellegrini, allora, Pellegrini segna su punizione, non c'è dubbio. Bravo nella fase propositiva, ma non lo scopro certamente io. Tutto quello che vi pare. Però, parere mio personale, quando c'è da difendere, io ho sempre un po' d'apprensione. Soprattutto nel secondo tempo, quando quel giocatore di colore, chiedo scusa, non mi ricordo il nome, spingeva come un dannato, 2-3 strappi, io ho avuto il brivido proprio perché ha fatto 2 tackle e Bosele, grazie Fabri. 2 tackle scivolate, ho detto mo butta fuori. L'avrei già cambiato molto prima, vi dico la sincera verità. 6 in pagella non glielo toglie nessuno, però pesa il gol, pesa l'aspetto propositivo della sua partita, di certo non quello difensivo, almeno io la vedo così. Passiamo al centrocampo. Camada 4, imbarazzante, ridicolo. La Lazio regala un giocatore nel primo tempo, vergognoso. Rinnovo il mio invito al giocatore ad andarsene via il prima possibile. Lo dico proprio chiaro e tondo, Camada a Roma non c'entra una mazza. Guendouzi, eccolo lì. Non è tanto appariscente come il suo solito, ma sta da tutte le parti. Difende, imposta, prende falli, fa falli, fa densità di gioco da tutte le parti. Ragazzi, la Lazio adesso non può prescindere da Guendouzi. Baguette si prende un bel 7 in pagella per quanto mi riguarda. Rovella 8, migliore in campo per distacco. La sua partita lievita col passare dei minuti, ragazzi. Il secondo tempo di Rovella è sontuoso, corre a tutto campo, sradica palloni da tutte le parti, fa paura. Benvenuta alla Lazio, Rovella, perché così è giusto che un certo Cataldi sia relegato al ruolo di alternativa. Quando giochi ste partite, caro Rovella, il posto non ti spetta di diritto, non te lo toglie nessuno. Andatevi a rivedere la partita di Rovella, che per lunghi tratti è commovente, ragazzi. Da applausi. Poi andiamo. Scusate, ragazzi, ho stoppato un attimo perché vi dico la verità, non mi piace di stupidaggi, mi ero dimenticato, se volevo vedere se avevo saltato qualcuno. Allora Fabrizietto mi ha aiutato a fare un piccolo recapito mentale. Passiamo all'attacco. Zaccagni gioca a lampi, 6 e mezzo, però poi prende una brutta botta alla caviglia, speriamo di non avere brutte notizie, che lo limita tanto e arriva al punto in cui è costretto a chiedere il cambio perché non ce la fa più. Quest'anno molto sfortunato Zaccagni, ragazzi, non riesce a entrare in condizioni che Zac riprende subito la mazzata che lo rimette a terra, purtroppo. Poi andiamo dall'altra parte, Isaksen, stessa cosa per Isaksen, è lui a fare i primi due o tre pericoli, se non ricordo male ci mette lo zampino pure sul gol, perché la punizione parte, sì, se la prende lui la punizione, però purtroppo gioca col fine a mano tirato, infatti poi viene sostituito nell'intervallo, perché prende una brutta botta al ginocchio. Anche con Isaksen speriamo bene, 6 in pagella per lui. Castellanos, raga, questo giocatore piano piano si sta prendendo la Lazio. Non dobbiamo aspettarci tanti gol da Castellanos, ma questo de testa le prende tutte. Il gol che ci regala i 3 punti è merito suo un'altra volta, così come il gol contro l'Atalanta allo Stadio Olimpico. Questo è uno che de testa le prende tutte. Ci mette digna tecnica, c'ha grande tecnica, bravo nel possesso palla, bravo nel fraseggio, quando si alza il tasso tecnico nel fraseggiare, nella circolazione di palla, lui c'è niente da fare, ragazzi, complimenti, c'è niente da fare. Quindi bravo Castellanos, 6 e mezzo. Andiamo a chi è subentrato. Felipe Anderson entra malissimo. Poi però si accende e di testa regala l'assist per Vesino
per il gol che vale la vittoria. Da lì cambia la partita di Felipe Anderson, prova a sprintare, a dribblare, prova a regalare due palle ottime che per un soffio tali non diventano. Si vede che è un Felipe Anderson convalescente, ma soprattutto a livello mentale, non fisico. È incastrato in questo loop mentale legato alla tensione che sta provocando questo mancato di nuovo contratto che non arriva, e quindi si può anche comprendere. Però ragazzi, la Lazio, soprattutto adesso che arriva il momento cruciale della stagione, ha bisogno assolutamente di Felipe Anderson, assolutamente. Poi Vesino, beh ragazzi, entra benissimo nel match, non è per il gol, già gli dico che gli do 7, però sta da tutte le parti, pure lui si mette a battagliare in mezzo al campo, e quando tu a un centrocampo gli dai un Guendouzi più un Vesino vicino, scusate il gioco di parole, dai tanta sostanza. Guardate, andate a rivedere il gol di Vesino, è roba da attaccante ragazzi, eh? Inserimento sul passaggio di Felipe Anderson, a sua volta servito dal Tati Castellanos, una rasoiata in diagonale meravigliosa proprio al fulmicotone, davvero grande 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 gol, bellissimo di Vesino. Pedro, sapete cosa mi è piaciuto di Pedro? Non è entrato benissimo, però di Pedro oggi mi è piaciuto l'altruismo. Sei in pagella, spesso prende quando entra prende palla, gioca da solo, vuole stare al centro del gioco forzatamente, stavolta no, stavolta si mette a battagliare con i compagni quando serve, si prende le punizioni, va vicino alla bandierina. Vi dico la verità, mi è piaciuto tanto Pedro, gli do un bel 6. E credo che ho finito? No, entra Romagnoli, vabbè Romagnoli gli do 6, anzi devo dire la verità, manca pure un cartellino su Romagnoli, manca un cartellino su Romagnoli. Lazzari, mi stavo scordando, ah Fabri, Isaacsen è titolare, già io ho dato il voto. Lazzari ragazzi subentra nel momento cruciale del match, giustamente esce Pellegrini perché avevo il terrore dei Pellegrini, però Lazzari si rimette a destra, Marusic si risistema a sinistra, e forse non è un caso, ecco guardate, ragiono un attimo a voce alta insieme a voi, che nel momento in cui entra Lazzari, Felipe Anderson migliora nella sua prestazione. Ecco, vedete, Lazzari 6, è un giocatore che ha trovato il suo equilibrio, eh? Ecco, queste sono le mie pagelle. Anche Sarri, al quale do un 6, andando ad appellarmi a quanto ha detto Giacomino nel corso della partita, dicendo ecco, a differenza delle precedenti volte, stavolta devo dire che Sarri ha fatto i cambi giusti al momento giusto. Ecco, questo per me, ovviamente sposo la tesi di Giacomino, va a certificare una buona sufficienza presa da Sarri nella gestione della partita di Udine. L'arbitro, Fabrizio mi suggerisce l'arbitro, ragazzi, il secondo tempo dell'arbitro è imbarazzante, sbaglia 4-5 cose imbarazzanti, 4 e mezzo, non riesco a dargli di più, non riesco a dargli di più. Mi fermo qui, fatemi sapere pure voi nei commenti cosa ne pensate di queste mie pagelle. Avete visto la live reaction questa mattina, il fantacalcio, il mio giudizio sulla partita della Lazio a Udine. Ragazzi, una giornata piena di video, ancora all'insegna del bar del calcio e dello stare insieme. Vi ringrazio, anche Fabrizietto vi saluta che è qui vicino a me, vi mando un abbraccio forte, appuntamento al prossimo video, e come sempre, viva la Lazio, forza Lazio, ciao a tutti.